Allora, oggi partiamo dal luogo di riposo, perché il soggetto ci ha detto che è esattamente così, è un processo di guarigione in cui queste esperienze traumatiche sono annullate dalle energie di guarigione. Praticamente cosa succede? Cosa ci sta dicendo qui? Che quando un'anima lascia il corpo e ha subito delle traumi, dei traumi pesanti sulla terra, vanno in un luogo di guarigione. E non solo la persona che le ha subiti, ma anche colui che le ha fatte. E quindi vanno in questo posto per guarire. Domanda: allora potresti spiegare come funziona questo processo che coinvolge coloro che sono stati autori di quei crimini? Risposta: i loro registri akashici rifletterebbero la punizione più appropriata per qualsiasi atrocità da loro perpetuata, perché nel ricordare queste atrocità viene data la penitenza appropriata, per usare la terminologia religiosa, e il processo di restituzione diventa evidente nell'osservare a ritroso il playback. E così, durante la preparazione per l'incarnazione successiva, valutando ciò che deve essere guarito, verrebbe data l'esperienza della guarigione. Domanda: stavo pensando all'osservazione a ritroso, playback. Viene osservato tutto prima di rinascere? Risposta: forse questa è un'affermazione del tutto individuale. In questo, per alcuni, forse l'intero incidente verrebbe rivisto, tuttavia per altri forse verrebbe presentata solo una breve sinusi, dipende interamente da un particolare individuo e dai particolari obiettivi che pianificati per la vita successiva. Non è possibile fare una dichiarazione generale che copra tutte le possibilità. Domanda: c'è mai bisogno di rivedere tutte le vite finora vissute o ci si occupa solo di quelle più recenti? Risposta: ti occupi di quelle che non sono necessariamente immediate, cioè di quelle da cui senti di essere abbastanza lontana da poter lavorare su quel particolare karma. Quando una persona muore, spesso può focalizzare i suoi pensieri principalmente sul karma generato, non nell'ultima vita, ma piuttosto su quello delle vite successive e precedenti. Questo se sentono di essere in grado di trovarvi faccia a faccia con ciò che è successo. Domanda: vorresti dire che non mantieni una scheda di valutazione, per così dire, riguardo a tutte le vite che hai vissuto per poi rivederle? Risposta: non in una sola volta, no, i registri ci sono. Sarebbe troppo karma da affrontare in una volta sola. Quindi non vai a rivedere tutto e dici: ora devo fare questo e questo per correggere il karma delle vite passate. Risposta: se sono così indietro nella tua esistenza, di solito i problemi sono già stati affrontati. Domanda: ti ricordi qual è stata la tua prima vita? Risposta: se ho imparato le mie lezioni, ho la tendenza a dimenticare. Considerazione: ho sempre pensato che quando si fa qualcosa per la prima volta si ricorda più delle altre. Risposta: questo non è sempre necessariamente vero. Domanda: ci sono regole o regolamenti su quante vite si debbano vivere in tutto? Risposta: alcuni potrebbero essere in grado di completare il loro karma in una sola vita, vivendo una vita molto esemplare, e quello è la fine. Altri devono continuare per molte, molte vite prima di risolvere le cose che hanno causato a se stessi e per imparare ciò che devono imparare. Ci sono alcuni che sono privi di esperienza perché forse hanno deciso da poco di provare le incarnazioni terrestri,
Altri sono in giro fin dalle origini e stanno lavorando su ciò che hanno bisogno di completare. Altri che forse hanno iniziato all'inizio con gli altri, ma ha avuto lunghi periodi di riposo tra una vita e l'altra, o hanno cercato di imparare con altri mezzi, forse hanno avuto solo poche vite. Domanda: tu hai iniziato subito ad incarnarti? Risposta: in un tempo molto breve, che tuttavia è un periodo molto lungo da allora ad oggi. Ho sentito che ci sono molte informazioni da imparare e da raccogliere. Se il mio raccontare qualcosa di questo aiuterà gli altri, allora aiuterà anche il karma che ho accumulato nel fare queste contro gli altri. E qui Dolores dice: avevo lavorato con una donna per un anno intero, analizzando quasi 30 vite diverse, e sentivo che avevo solo toccato la superficie. Soggetto: non sarà necessario riferire tutte le mie vite, perché forse alcune erano vite di riposo e non significano nulla per nessuno tranne che per questa entità. Tuttavia ci sono molte vite da cui si potrebbero trarre molte lezioni. Dolores: sto studiando ognuna delle vite per vedere se c'è un ciclo, una ragione per cui il karma è stato gestito in modi diversi. Soggetto: sì, ma non aspettarti sempre di trovare risposte in ciò che ricevi. Anche al nostro livello stiamo solo guardando da un punto di vista, e il nostro punto di vista è ancora molto piccolo in confronto al tutto. Ho notato che alcune sono ciò che io chiamo vite semplici, vite di riposo. Risposta: sì, dove non c'è più karma, sia buono che cattivo. Considerazione della terapeuta qui, che dice: molte di queste vite non erano vite mentali, intelligenti, erano più o meno fisiche. Soggetto: ma sono importanti per l'entità e per l'arrotondamento del risultato finale. Una vita di riposo può essere definita come una vita insignificante, anche se non credo che nessuna vita sia veramente insignificante. Ogni vita è la storia unica di un essere umano e, come tali, hanno un merito. Una vita a riposo può essere lunga o breve. Si tratta di una vita in cui l'entità sembra attraversare una vita noiosa, apparentemente senza senso, in cui non accade nulla di veramente straordinario. Tutti noi conosciamo persone così. Sembra che fluttuino attraverso la vita senza che nulla li preoccupi. Non creano onde. Il karma può essere ripagato ed elaborato in una vita del genere, apparentemente senza creare nuova karma. Immagino che tutti abbiamo bisogno di una vita così, una volta ogni tanto, perché non possiamo passare continuamente da una vita traumatica a un'altra senza rallentare e rilassarci. Una vita di riposo è perfetta per questo e quindi ha dei meriti, anche se la personalità potrebbe sembrare noiosa e poco importante. Questo potrebbe anche aiutarci a capire le persone che nelle nostre esperienze stanno vivendo questo tipo di vita proprio in questo momento. Dobbiamo renderci conto che non possiamo giudicare, non possiamo sapere da che tipo di vita quella persona si sta riposando o si sta preparando, quali sono stati i loro risultati in altri tempi e cosa potrebbero realizzare la prossima volta. Domanda: questa scuola è l'unico posto dove si possa imparare? Risposta: no, ci sono altri tipi di scuole in altri piani d'esistenza. Tutto deve essere sperimentato in una certa misura almeno una volta. Domanda: torni alla scuola ogni volta che finisci una vita? Risposta: non sempre, a volte si sceglie di riposare. E qui una considerazione e un racconto della nostra autrice, della nostra terapeuta, che
che dice: molte volte ho incontrato persone nel luogo di riposo. Quando si trovano lì, non desiderano parlare. Sembrano molto assonnati e non danno nessuna informazione, proprio come farebbe un umano se venisse svegliato nel bel mezzo della notte. Non possono nemmeno dare una descrizione, come se non ce ne fosse una da dare. Sembra essere un posto tranquillo e pacifico per allontanarsi da tutto e per un po', forse un anno, forse centinaia, per non aver nessun problema e nulla a cui pensare, fino a quando non saranno di nuovo pronti ad unirsi alla ruota infinita della vita. E questa considerazione è meravigliosa, perché appunto noi viviamo in un cerchio. Tutto succede in un cerchio, il nostro cerchio. Ecco perché tutte le energie che mettiamo fuori da noi, tutte le volte che reagiamo male alla vita, alle esperienze, alle persone, tutto quello che succede forma karma. Tutta l'energia che metti fuori quando ti arrabbi con qualcuno, quell'energia, come sapete già, la prima legge della termodinamica dice chiaramente che tutto è energia, non c'è null'altro che energia, e che l'energia non può essere né creata né distrutta, e quindi se tu metti questa energia si deve manifestare. E dove si manifesta questa energia? In questo cerchio, quindi torna indietro, è come un boomerang. Ecco perché tutte le volte che metti l'amore e dai l'amore, ti torna amore. Quando dai odio, invidia, cattiveria e tutto il resto, quello ti torna, quello sperimenti. Infatti tante persone, perché si comportano così? Perché non vedono altro dentro di loro. Si criticano, si odiano, odiano loro stessi, non vogliono stare inconsapevolmente nella forma, e quindi quello che vedono dentro proiettano fuori. Andiamo avanti. Domanda: il luogo di riposo è in un posto diverso da quello in cui ti trovi? Risposta: no, non c'è differenza. Alcune persone vengono alla scuola e poi passano un certo periodo di tempo a riposare prima di intraprendere qualsiasi percorso di apprendimento. Altri vanno in un posto che è solo per riposare, dove c'è silenzio totale e l'essenza del nulla. Domanda: questo è il posto in cui volevo sapere. Di solito ci vanno dopo una vita molto traumatica? Risposta: sì, o quando non hanno desiderio di dimenticare e vogliono portarselo dietro. Stavo pensando alla storia di Gretchen. Il mio libro Five Lives Remembered, 5 vite ricordate. Continuavo a cercare di tornare alla sua vita in Germania, anche se era impossibile. Veniva continuamente mandata nel luogo di riposo fino a quando tutta la memoria di quella vita persistente fu cancellata. Poi fu in grado di reincarnarsi e funzionare normalmente. E qui di nuovo la considerazione dell'autrice. Sì, ho incontrato una persona che voleva portarsela dietro, non voleva lasciare andare, ed è stata mandata in un posto che assomigliava a quello che mi hai descritto. Molti spiriti mi dicono cose diverse, ma descrivono luoghi simili. Risposta: tutti hanno un'essenza di verità. Dobbiamo raccogliere ciò che sentiamo ed imparare da tutto, invece di tapparci le orecchie con alcune cose che forse non vogliamo sentire. Forse puoi aiutarmi a chiarire alcune di queste cose. È ancora molto confuso. Risposta: la confusione porta all'ignoranza. Domanda: una vita di riposo ha lo stesso scopo di andare al luogo di riposo? Risposta: in misura minore. Il luogo di riposo serve a cancellare completamente tutto quello che è successo fino a quel momento, e le vite di riposo sono solo forse il risultato
di una vita stressante, per cui c'è bisogno di riposo, ma non necessariamente di dimenticare la personalità, perché questo succede facilmente. Il riposo è per coloro che hanno problemi a dimenticare la personalità che erano, oppure i problemi che avevano e che continuano ad identificarsi con quella sfaccettatura di quell'entità. Quella personalità avrebbe un'influenza troppo forte sulle vite successive. Questo è il tipo di caso in cui si va al luogo del riposo per dimenticare. Domanda: quindi una vita di riposo avrebbe uno scopo diverso? Risposta: non completamente diverso, forse solo una diversa angolazione dello stesso scopo. Vivendo una vita di riposo non c'è molto stress sulla personalità. Dopo una vita semplice si potrebbe poi passare a una vita più significativa ed elaborare di nuovo il karma difficile. Penso che sarebbe difficile passare continuamente da una vita stressante all'altra. Potresti aver bisogno di rallentare, rilassarti per un po', e una vita di riposo servirebbe perfettamente a questo scopo. Domanda: immagino che abbiano tutte una ragione, giusto? Risposta: tutte le cose hanno una ragione. E questa è bellissima. Questo è diventata una mia regola di vita nei ultimi 3 anni. Domanda: sei tu che stai andando a scuola, ma sembra che tu mi stia insegnando. Abbiamo tutti spazio per crescere, no? Risposta: e io ho ancora un lungo cammino da percorrere. E qui la terapeuta dice che le chiesi di continuare a descrivere i vari luoghi di apprendimento. E la risposta è questa: ci sono un numero infinito di scuole e luoghi di riposo a seconda della necessità. A volte c'è bisogno di tornare indietro e ripensare alle lezioni che si doveva imparare in quella vita ed esplorarle per vedere cosa si è imparato. A volte è ciò che ci vuole ottenere che ci spinge ad andare a scuola. Altre volte si va direttamente in un'altra vita. Domanda: ci sono delle leggi e dei regolamenti su queste cose? Risposta: non se la scelta proviene dal sé. Tranne in casi speciali, se c'è la percezione di un pesante riporto sulle vite successive, allora si potrebbe venire qui a scuola e cercando di risolvere, o si andrebbe nel luogo del riposo. Domanda: ma si può tornare direttamente in un'altra vita? Risposta: sì, se l'anima lo desidera. Pensavo che forse si dovesse aspettare per un certo numero d'anni o qualcosa del genere. Risposta: non sempre, no. Dipende dalla capacità di quella particolare anima di gestire le cose che le verranno incontro. I problemi che dovrà affrontare. Alcune anime hanno bisogno di più tempo tra le esistenze per essere in grado di affrontare il passaggio da un'altra o semplicemente per dimenticare. Domanda: è meglio dimenticare prima di ritornare? Risposta: in molti casi sì. Se non c'è bisogno di ripetere le lezioni che servono per la vita successiva, allora ci sono molte buone ragioni per dimenticare, altrimenti la persona cercherebbe continuamente di tornare nella vita che stava conducendo prima, il che non è possibile. Qui c'è la considerazione dell'autrice che dice appunto che questo è ciò che era successo con Gretchen nella sua vita tedesca in Five Lives Remembered. Le ci vollero 200 anni nel luogo di riposo per riconciliarsi finalmente con il fatto di non poter tornare alla vita che aveva lasciato. Fu una vita così forte e violenta che quando fu finalmente in grado di tornare sulla terra assunse una completa inversione di personalità. Era l'unico modo in cui poteva affrontare e continuare le sue lezioni terrestre. Domanda: ci sono casi in cui sarebbe meglio non dimenticare? Risposta: in questi casi c'era qualcosa da imparare nell'esistenza precedente che ha un rapporto diretto
con ciò che devono affrontare e sperimentare in questa vita. Domanda. In questi casi è meglio tornare subito? Risposta. A volte, ma a volte bisogna prepararsi più a lungo per affrontare la conoscenza di un'esperienza precedente. Domanda. Il karma influenzerebbe la decisione di tornare rapidamente? Risposta. Sì, dipende anche se stai cercando di risolvere certe cose. A volte deve aspettare gli altri che non sono ancora passati nei diversi regni. Non sempre è il momento in cui poter nascere per propria scelta. Alcuni maestri vi aiuterebbero a prendere questa decisione finale. C'è bisogno della persona con cui è necessario gestire il karma. Domanda. L'altra persona deve essere d'accordo? Risposta. Dipende da certe circostanze. Non sempre è necessario il loro accordo. Domanda. Allora possono gestire il karma senza saperlo? Risposta. Sì, senza la loro approvazione. Domanda. In questo caso sarebbe il tuo stesso karma che stai gestendo, giusto? Risposta. Soprattutto il tuo, sì. Ci sono certe linee guida che uno deve seguire. Domanda. Gli insegnanti e i maestri che ti aiutano a capire tutto questo, la loro decisione è più importante della tua? Risposta. Non è che sia più importante. Nella maggior parte dei casi la vedono da una prospettiva diversa, la vedono dalla loro esperienza e condividono la loro saggezza. La maggior parte delle volte il loro giudizio è sano e pagheresti per vederla anche tu da quella prospettiva, e in questo modo si impara. In altre parole, vedono cose che tu non vedi? Risposta. Sì, perché, per così dire, sono lontane dalla situazione. E io mi fermerei qui per oggi. Domani partiamo da qui. Grazie mille. Ciao a tutti.